formali nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Novelli, Nappi e Carnevali. Avverto che, essendone stata fatta richiesta, l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante web TV ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso da parte degli interessati. Non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la web TV della Camera dei Deputati. Saluto i nostri ospiti ringraziandoli per aver accolto l'invito della Commissione a partecipare all'audizione odierna. Sono presenti Elisabetta Caselli, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Mediche e componente del Consiglio Direttivo del Centro Ricerche Interdipartimentale dell'Università di Ferrara, accompagnata da Massimo Menichini, direttore generale della COPMA. Luca Arnoldo, dirigente medico presso la SOC Accreditamento, gestione del rischio clinico e valutazione delle performance sanitarie dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, e Mariano Franzini, presidente della Società Italiana di Ossigeno Ozonoterapia, accompagnato da Antonio De Gasperi, presidente di Ozono Solidale Onlus. Pregherei ciascuno dei nostri ospiti di contenere il proprio intervento entro 10 minuti per dare modo ai deputati di porre delle domande, cui seguirà la replica dei soggetti auditi, che potranno consegnare alla segreteria della Commissione un documento scritto, farlo pervenire successivamente. La documentazione sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Infine la parola al professor Mariano Franzini. Prego. Posso stare in piedi perché devo vedere. Sì, grazie, buona giornata. E specialmente grazie a nome di tutta la società scientifica di Ossigeno Ozono per questo invito. E in effetti io sono il portavoce di oltre 3.500 medici ozonoterapeuti che praticano appunto l'ossigeno ozono e che ci hanno permesso di iniziare a ritrovare una larghissima bibliografia. Io in effetti ho portato due relazioni, una più visual ed una invece scritta con tutto l'elenco bibliografico che abbiamo potuto mettere in ordine e poter consegnare a tutti quanti voi, sperando che vi possa interessare. Mi può dare la prima diapositiva? C'è sparita? No, non è questa. Vedrai che la troviamo. No. Ecco, direi di questa, esattamente, grazie. Come vi dicevo, vi ho portato due relazioni, ma io farò scorrere quella più visiva per portarvi, oltre all'indicazione dell'ossigeno ozono, e vi dirò perché serve, anche dei casi clinici per vederli effettivamente cosa può succedere. Potrei dire che gran parte di quello che vi devo dire è racchiuso in quella piccola figurina dove vedete l'uomo di Leonardo e dove vedete i campi di applicazione dell'ossigeno ozono. L'uomo, la flora, la fauna, gli animali, cioè tutti i componenti vitali del nostro mondo, dall'acqua alla flora all'uomo appunto, dove vi possono essere attacchi batterici e virali, traggono beneficio proprio dall'ossigeno ozono. Quindi ossigeno ozono nella campagna, ossigeno ozono in veterinaria, ma specialmente ossigeno ozono nell'uomo. E nell'uomo, in Italia per esempio, è dal 1982 che la società scientifica sta operando e con grande soddisfazione, perché non solo molti medici privati ma anche molti reparti ospedalieri oggi applicano l'ossigeno ozonoterapia. Vediamo di proseguire. L'ho fatto? Sì, penso di sì. Penso che in verità siamo veramente davanti a un'ulteriore rivoluzione. La prima, quando abbiamo scoperto gli antibiotici, e
La seconda, oggi portandola con l'ossigeno ozonoterapia, che può essere insieme all'antibiotico, che può essere insieme a quello che abbiamo appena sentito, molto interessante, in sinergia per trattare un avvenimento avverso, cioè l'antibiotico resistenza, che, come avete già sentito ampiamente dai numeri, non solo è gravissimo per le perdite umane, ma è anche grave per le perdite finanziarie. La dottoressa parlava di 1 miliardo, io parlerei di molti miliardi, perché se facciamo conto degli ammalati che fanno 3 giorni in più solo di ricovero medio ospedaliero con un costo, quindi 500.000 ammalati per 3 giorni, più le cure che vanno avanti mesi e mesi, perché prima di dichiarare un paziente antibiotico resistente passano 3, 4, 5, 6 mesi addirittura, quindi capite bene anche per le casse sociali che costo estremamente importante può avere. E nella seconda, io purtroppo non le vedo e quindi non riesco a vedere, va bene. Comunque, l'effetto principale, venendo a noi per non perdere tempo, qual è? Che l'ossigeno ozonoterapia non ha resistenze verso i batteri e i virus e i funghi. Non c'è batterio, non c'è virus che resista all'azione dell'ozono. E quindi capite bene che si apre una grande finestra terapeutica che possiamo avere immediatamente disponibili non solo presso i nostri ambulatori, ma anche presso i nostri ospedali, dove si concentra inizialmente e maggiormente proprio la problematica dell'antibiotico resistenza. Vado oltre, perché poi voglio farvi vedere più che altro proprio i casi clinici. Questo è un esempio di come potrebbe essere organizzato un servizio ospedaliero di ossigeno-ozonoterapia. L'abbiamo tratto dall'esempio più eclatante che abbiamo avuto all'ospedale Sacco di Milano, un ospedale importante anche dal punto di vista sanitario e anche virologico, dove è stato istituito con il professor Andreoli un servizio di ossigeno-ozonoterapia e dove i vari reparti che constatano delle problematiche infettive antibiotico resistenti mandano i loro pazienti, i quali poi ritornano in reparto oppure ritornano al loro domicilio. Anche perché, voglio dirvelo, è una terapia che non necessita per forza di residenza in ospedale, quindi di ricovero. Può essere perfettamente eseguita anche in ambulatorio, dal punto di vista ambulatoriale, quindi con questo dicendo quanto può abbattere in effetti i costi che la comunità può sostenere. E ora vi farò vedere se la presidentessa mi dice che ho ancora qualche minuto. 4 minuti e mezzo. Perfetto. Allora ne approfitto, magari non ci saranno tutti, ma come vi ho detto ho lasciato i 2 lavori. Qui vedete probabilmente uno dei primi casi che abbiamo trattato francamente antibiotico resistente, cioè c'è stato inviato paziente operata per una protesi alla spalla, 6 mesi di antibiotici, abbiamo fatto un ciclo di ossigeno ozonoterapia attraverso delle iniezioni locali e anche attraverso delle grandi autoemo infusione e vedete dopo un congruo periodo questa poi l'abbiamo trattata in assenza di antibiotico, perché il secondo step in effetti è stato quello di constatare, e l'abbiamo scoperto trattando le mammelle delle vacche, nel senso che nelle mammelle delle vacche che soffrono anche loro di infezioni, trattando con l'ozono occorreva un tempo, trattando ozono più antibiotico i tempi si riducono notevolmente. E quindi per noi è stata una grande innovazione, questa paziente è andata avanti alcuni mesi, ma vedete la ripresa non solo dal punto di vista infettivo, ma addirittura questa rigenerazione tissutale che ha avuto. Questo è un paziente giovane, cinquantenne, architetto, cade da una scala, si frattura,
viene operato, infezione durata un anno, non si richiudeva la piaga, probabilmente perché era un paziente in buona salute generale, ci abbiamo impiegato 5 sedute. Bloccata l'infezione che durava da un anno con 5 sedute di ossigeno ozonoterapia. Poi non sempre è così, a volte te ne occorrono 5, a volte 20, 25 e anche 30, ma sono sempre tempi limitati. Questa è una polmonite. Pensate a quante polmoniti noi possiamo avere, quante polmoniti ci danno grandissimi problemi, quante polmoniti dobbiamo ricoverare. Ebbene, questo paziente una settimana per risolvere la polmonite. 4 le cosiddette grandi autoemifusioni fatte in una settimana, radiografia prima e radiografia dopo. Oltretutto un imprenditore bergamasco, quindi doveva lavorare a tutti i costi e continuava anche ad andare a lavorare. Questo è un paziente, direi, un po' eccezionale. Un'infezione polmonare resistente da 12 anni. Da 12 anni entrava e usciva dall'ospedale. Da quando l'abbiamo in cura, 7 mesi che non viene più ricoverato. Quindi 7 mesi di non ricovero, a parte il benessere per lui che riesce a fare qualche passo, riesce a muoversi, insomma ha recuperato una certa qualità di vita, ma fate anche conto per i costi, non farlo ricoverare per mesi e noi speriamo anche per anni quanto può essere importante. Questa è una sternotomia operata al cuore in un importantissimo ospedale, ma ne capitano tutti i giorni in tutti gli ospedali. Infezione per lunghissimo tempo, lo volevano riaprire per un tentativo di pulizia che poi non avviene, perché non è che togliendo una protesi o ripulendo i tessuti il batterio lo vedi e lo togli, e quello rimane lì, lo sappiamo tutti benissimo. Ebbene, anche questo paziente l'abbiamo trattato con delle coppette locali di ossigeno ozono, gli abbiamo fatto delle autoemifusioni, adesso non vedo il tempo, ma in un periodo limitato credo alle 10-12 sedute, quindi in 4-5 settimane ha avuto la completa risoluzione del suo caso, che cominciava ad essere preoccupante. Questo è un altro paziente, voi guardate il tipo di paziente, questo era un allenatore in una palestra, e quindi pensate che fisico poteva avere, incidente stradale, 13 fratture, operato, antibiotico resistente, le ulcere che poi si erano formate sugli arti inferiori non si chiudevano. Ebbene, anche questo l'abbiamo trattato per circa 4-5 mesi, ha avuto una ripresa totale, si è rimesso a camminare, perché quando è arrivato in ambulatorio è arrivato con la carrozzella addirittura, quindi non riusciva. Vedete che facevamo i sacchetti locali, facevamo delle grandi autoemoinfusioni e delle infezioni. Vi porto dei casi per rendervi conto delle possibilità che speriamo di poter proseguire, poter offrire a tutta la comunità italiana, ma questo mi preme dirlo, saremmo i primi al mondo a poterlo offrire. È vero che l'ozono è conosciuto un po' in tutto il mondo, ma ancora nessuno è riuscito ad organizzare un servizio così importante. Qui è una panicolite infettiva, antibiotico resistente, fatta in un ospedale a Genova, panicolite che sapete è una patologia molto ingravescente, ebbene in poche settimane risolta. Presidente, mi dia il tempo. È finito il tempo, è scaduto. Vabbè, le altre parlo solo di questo, le altre poi le potrete vedere negli atti. Una cosa sciocca, se vogliamo, è l'herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio. Voi sapete che con il fuoco di Sant'Antonio ci vuole un mese e mezzo di terapia. Se poi hai una certa età, tipo la mia, facilmente ti rimane il dolore post-erpetico per anni e praticamente quasi invincibili. Ebbene, 5 giorni di terapia di ossigeno ozono, blocchiamo e vinciamo l'herpes zoster. 5 giorni di terapia. Voi capite cosa facciamo risparmiare al paziente come dolori, allo Stato come farmaci,
E poi tutto quello che viene negli anni successivi, se ti rimane il dolore. Grazie del prolungamento, ringrazio tutti per aver avuto attenzione da voi. Grazie, chiedo se vi siano domande da parte dei deputati. La parola al professor Mariano Franzini, sempre per una breve replica. Sì. Assolutamente, anch'io accomunerò tutte le risposte, poi se qualcuno rimane insoddisfatto riparleremo. Voglio ancora dirvi che in effetti tutte le domande che mi avete fatto, delle quali vi ringrazio per l'attenzione innanzitutto, trovano una buona risposta nella parte scritta che ho allegato alla cosa. Comunque, perché non lo troviamo negli ospedali? È un discorso un po' complesso. In molti ospedali si pratica ossigeno-ozonoterapia, ma in modo particolare mirata al trattamento delle ernie discali. Ma non esiste quello che noi ci auguriamo, se non nel caso appunto del Sacco, dell'ospedale Sacco di Milano, un servizio idoneo e a disposizione di tutto l'ospedale, degli ammalati interni e degli esterni, perché molti possono essere anche dimessi e venire in ospedale, eventualmente al servizio, per farsi trattare. Perché ciò non avviene? Sicuramente per colpa nostra, io dico nostra come SIOT, che ancora non siamo riusciti a portare la nostra voce bene a tutti gli ospedali. C'è anche da dire, e qui mi allaccio alla seconda domanda, i costi. È che l'ozono ha un grave difetto, ha un gravissimo difetto. Costa niente. E costando niente è un problema vero, perché non c'è tutta la struttura per poter, però appuntamenti importanti, estremamente importanti, come quello di oggi, come quello che abbiamo avuto qualche anno fa all'Istituto Superiore di Sanità, noi ci auguriamo e miriamo che la conoscenza si allarghi, perché in effetti dove viene conosciuto viene anche adottato. Certo, adesso siamo di fronte ad un'emergenza dove penso che tutti dovremmo aiutarci per fare tutto quello al massimo che possiamo fare. Mi diceva anche, i costi ve l'ho detto, nulla. I protocolli esistono nel campo umano, nel campo della disinfezione. Se vogliamo essere precisi, esiste anche un protocollo ben preciso che abbiamo anche pubblicato sulla prevenzione delle infezioni operatorie. Quindi un breve trattamento di 2 giorni preoperatorio, un breve trattamento di 4 giorni postoperatorio. E allora non si innesca l'antibiotico resistenza, lo abbatti. E possiamo abbinarlo ad altre terapie? Credo che l'onorevole Novelli mi abbia fatto questa domanda. Assolutamente sì. Non abbiamo riscontrato mai delle interazioni negative con altri farmaci, con altri presidi, e anzi, come vi dicevo, abbiamo trovato invece una grande sinergia con l'antibiotico. Questo, secondo noi, apre anche un altro grande vantaggio per la salute pubblica, ma anche per le case farmaceutiche. Oggi abbiamo tutti l'onere di trovare un nuovo antibiotico, di studiarlo, farlo approvare, con tutti i costi inerenti. Stiamo vedendo che i vecchi antibiotici, non vecchi di età, ma quelli usati fino ad oggi, che vengono considerati ormai antibiotico resistenti, riprendono la loro attività abbinandoli all'ozonoterapia. L'altra domanda è ossigeno, ozono, ozono da solo. La miscela, in effetti a volte parliamo di ozono, ma è un po' improprio, la miscela è sempre ossigeno, ozono. E i costi ve li ho detti, i protocolli ugualmente. Le controindicazioni? Beh, le controindicazioni sono a carico dei batteri e dei virus, sono loro che ci rimettono in presenza dell'ozono. Seguendo bene i protocolli non abbiamo interazioni né allergiche né tossiche, perché oltretutto è un gas, non è una proteina, quindi, come avete visto anche delle diapositive, abbiamo pazienti che hanno 90 anni con patologie connesse chiaramente, e queste non costituiscono un blocco alla terapia. Poi è chiaro che il 5-tenne magari non ha nulla, e quindi voglio dire, lo possiamo utilizzare assolutamente in tutte le età. E i protocolli, vi dicevo, le controindicazioni,
spero e penso di aver risposto a tutto, ma se non fossi stato, se non siete completamente soddisfatti, ditemelo che vado avanti a rispondere se c'è il tempo. Grazie professor Franzini. A questo punto ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione odierna. Grazie. Presidente, grazie mille. Grazie a lei. Buona giornata.